Cari fratelli e care sorelle, benvenuti nella mia rubrica. Io sono Suor Luigia, o sorella Luigia, come preferite. Dopotutto si vede dall'abito. Nell'anno del Giubileo Telebari ha voluto affidarmi questa rubrica televisiva, così che potremo scambiarci buoni pensieri e sani propositi. Voi vi chiederete, ma perché proprio a me questa rubrica? Perché io sono la nipote di Francesco. No, Franceschi, papa, io tengo uno zio che si chiama Francesco. A proposito, lo zio mi ha promesso una panzerottata una di queste sere. Il mio numero lo sai, chiamami. Io appartengo alle figlie della provvidenza, all'emittenza. Noi studiamo la scienza della comunicazione e crediamo che la popolarità debba essere utile alla società. Quindi, di conseguenza, cari telespettatori, noi da oggi in poi ci frequenteremo a distanza. Per essere sempre al top bisogna condurre una vita sana e virtuosa, quindi voglio darvi un consiglio: fate come me. Alzatevi presto la mattina, intorno alle 11, e regalatevi una sana, nutriente colazione. Non mangiate i cornetti surgelati, quante volte lo devo dire, perché quelli gonfiano. In realtà siamo in primavera, l'inverno sta per finire e mancano ancora un paio di gelate che faranno bene alle ciliegie di Conversano. Dopodiché arriverà il caldo e vi andrete a spalmare sugli asciugamani a pane e pomodoro. Quindi per esibire un fisico da top model alla Marioline De Feno, dovete bruciare i grassi inutili. Quali sono i grassi inutili? I trigliceridi, non gli assessori provinciali, ok? La mia dietologa mi ha consigliato una dieta di ferro. Io il ferro lo prendo in natura, dai pomodori, dai peperoni. Quindi vado nel mio panificio di fiducia e mi faccio segare un paio di euro di focaccia con una bella gettata di pomodori sopra. Ancora fatti come fa mia cugina! Quando ti mangi la focaccia, il pomodoro lo devi buttare a terra! Sì, ma quale cestino? Dove lo dobbiamo andare a trovare il cestino? Che siamo a Milano? Cioè, dopo tutto, il pomodoro nasce dalla terra e alla terra deve ritornare! In questa rubrica ci siamo regalati anche un momento ludico, quindi adesso giochiamo. Questo gioco si chiama Beato a te. Praticamente, come si fa al catechismo, vi farò una domanda di natura religiosa e se voi risponderete esattamente vincerete dei ricchi premi, che ovviamente si fa per dire, perché vincerete quello che passa il convento. La domanda di oggi è: qual è la differenza tra il Golgota e il Calvario? Pronto? Oh, buongiorno, pronto. E con chi parlo? Pronto, sono Osmina. Osmina, buongiorno Osmina, è pronta a giocare con noi? Sì, sì, volevo proprio prenotarmi. Ah, però vabbè, non serve che uno si prenoti, basta che chiama e giochiamo. Com'è non c'è bisogno per prenotare? Mi hanno detto che per questo esame è obbligatorio e devo per forza prenotarmi. Signora Osmina, lei che esame? Questo è un piccolo test, cioè non è che... Piccolo test... Mamma, state perché a professo, com'è? Devo respirare profondamente, a digiuno, altrimenti dici che posso rimanere addirittura soffocata. Senta, signora Osmina, lei credo che sia un soggetto un po' ansioso, però si rilassi, si tranquilli, si segga, e se proprio non riesce a stare in piedi, è così, così giochiamo, no? Madonna, io sono prontissima, sono preparata, ma tu, mamma, da adesso, dove è che ghiacci? No, non ti viene da nessuna parte, parla con me al telefono. Telefono? Senti, Osmina, cioè non è che questa è la prima telefonata, la prima puntata, non mi si mette l'ansia. Cioè, sì, parliamo per telefono, dobbiamo io le faccio... Madonna, mi sa di... Se me non sono messo in dubbio, mo capo fa così, ma aveva risposto per telefono. Ma vabbè, senti, io ti faccio la domanda e tu rispondi. Mi devi dire qual è la differenza tra il Golgota e il Calvario? Sì, Madonna, io ce ne faccio, come mi state facendo veramente arrabbiare. Io devo fare un esame per l'alito pesante. Mo' che domanda pure l'aiuto a Cristo. E c'è mo' per una prenotazione, ma fa pure quitto con le cliniche. Come cangiano il caos, io non faccio. Madonna, ce l'ho mannata a chiesto. Senti, Osmina, io non... Sicuramente tu hai sbagliato uno. Io sono una suora. Una suora? Come si manna sto che parlo con pronto soccorso?
che cipro non ci ho accorto? Questo è il quiz delle Berry. Cioè, chi ve l'ha dato il nome, questo numero? Sì, madonna, mi sono dismetto una zilla centrale in inizio del cupo. La centrale in inizio? Ho detto che io sono una suora, mo' è uno svegliato. E madonna, vuoi vedere che era stanotte della dottoressa della farmacia? Le disse, dottore, mi raccomando, è giusto il numero? Dice, sì, non ti preoccupare, mo lo cerchiamo insieme. Qui tu sei una centralinista. Arreda centralinista. Senti, signore, lei deve essere un po' duro di comprendere. Ho detto che io sono una suor, questa è la mia rubrica. E lei sicuramente ha sbagliato numero. Sì, madonna, e vabbè, non è che mi potuto dare una mano. No. Mi servirebbe un posto dove fare questo esame, però clamuto, che marito sei senza fatica. Sai, io non. Guardi, che ti devi formare da qualche altra parte, io non so che cosa di. Ma che cosa che vuoi da me oggi? Questa brutta figura io non me l'aspettavo proprio. Cioè, sì, non... vabbè, suora, mi sei dato giusto un picco fastidio. Vatta fa benedice. Ciao. Senti, signorina, non ti prendo a tutti sul naso, semplicemente perché io sto qui e tu sei lì. E dopo tutto l'abito non fa il monaco. Beh, la partecipante al quiz in realtà stava cercando di prenotare una visita nella sanità pubblica per telefono e senza fare neanche la coda alle casse. Cioè, Osmina sicuramente è una che crede nei miracoli. Tutti quanti si lamentano della sanità pubblica, ma è sbagliato, perché i miracoli li fanno i santi. Però in realtà ci si può anche affidare, raccomandare soprattutto, a una suora caporeparto oppure a un dirigente della direzione sanitaria. O ancora meglio, cari telespettatori, noi possiamo prenotare una visita privata presso lo studio di un primario e lui subito ci troverà la patologia e anche il posto in ospedale nel caso ne abbiamo bisogno. Dopodiché ci farà anche risparmiare i costi fiscali, perché noi lo pagheremo e lui non ci darà la ricevuta. Quindi in realtà il problema è risolto. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che se uno è nato povero deve soffrire, perché come Cristo disse agli apostoli, ai poveri è riservato il regno dei cieli e non il reparto al policlinico. Ho scoperto che chi ride, oltre a emettere suoni da clinica veterinaria, muove 15 muscoli facciali. Quindi quando un comico come il capitano Francesco Schettino si esibisce, vi fa muovere 15 muscoli facciali. Molte volte mi sono chiesta, ma perché gli uomini ridono, dato che gli animali non ridono? Beh, gli esseri umani ridono quando sentono dire a Renzi che diminuirà le tasse, oppure quando Papa Resta promette che il Bari andrà in Serie A. E addirittura, cari amici, si scompisciano quando il sottosegretario al lavoro Massimo Cassano vuole spiegare ai giornalisti la riforma del lavoro. La verità è che il riso allenta la tensione nervosa, fa bene alla salute. Quindi quando vi capitano guai seri come sbagliare la lettera di prenotazione all'ufficio postale, immaginatevi una scena d'amore tra Brunetta e Francesca Pascale. Così mentre tutti vi passeranno davanti, voi vi farete una bella risata. Stamattina ho fatto una bella passeggiata a piedi per la città. Il clima era sereno, l'aria era pulita, però a Bari non si può guardare il cielo, altrimenti rischi di calpestare le cacche. Ma con mia grande sorpresa ho visto che i marciapiedi erano puliti e quindi mi sono chiesta, che cos'è? I baresi sono diventati miracolosamente più civili? No, è che in realtà hanno paura di pagare una bolletta salata ai vigili urbani. Però adesso è sorto un altro gravissimo problema. Da quando il sindaco De Caro ha messo 300 euro di multa per le cacche dei cani, sono i padroni che in strada se la fanno addosso. Il ministro dell'economia Padoan oggi è stato chiaro e sincero. Vado a leggere proprio le sue parole. Cari italiani, oggi posso dirvi che inizia la ripresa dell'euro. Ripresa significa che noi del governo ci riprendiamo tutti gli euro che vi abbiamo dato in più prima delle elezioni, prendendovi per il di dietro. Infatti l'INPS ha mandato ai pensionati una lettera dicendo che ha commesso un errore di calcolo nel 2010, dando 4 soldi in più alle pensioni minime. Adesso l'INPS non sbaglia mai. Se ti deve dare una cosa, non te la dà. Se deve riscuotere, ti perseguita anche se cambi la località.
cari pensionati che ricevete l'enorme somma di 400 euro mensili, voi sicuramente vi siete spaventati quando avete ricevuto questa lettera. State sereni, Mastra Pasqua non c'è più e il nuovo presidente dell'INPS vuole dimostrarvi rispetto e amicizia. I soldi ve li toglierà lo stesso, ma in 30 comode rate mensili senza anticipo e né interessi. L'importante per voi è pagare, altrimenti l'INPS non ce la farà a versare le maxi pensioni e le liquidazioni ai politici. L'Italia è uno Stato giusto e coerente. I sacrifici li deve fare chi è nato per sacrificarsi, cioè i fessi. Ed ora, cari telespettatori, ci divertiamo un po' con il gioco Beato a te, il quiz di cultura religiosa che serve a rinfrescarvi la memoria del catechismo, visto che uno su 1000, dopo la cresima, legge i libri di religione. La domanda che vi faccio oggi è: che cosa significa Pentateuco? No, che qui dentro entrano tutti senza controllo, come al Tribunale di Milano. Sapete che c'è di bello? Che oggi i premi non ve li do. Un proverbio al giorno toglie il medico di torno. Allora, il proverbio di oggi è: paese più la penna che la zappa. Che significa? Che pesa più la penna che la zappa. Che significa? La penna è chiaro che pesa di più della zappa, perché se noi prendiamo una penna da 20 kg, una bella penna, la vedi che il peso più della zappa che pesa un chilo. il significato che qual è? Chi scrive di penna è più pesante e quindi la zappa è più leggera. Grazie, buonasera. Suora Luigia. Suor Luigia. Suor Luigia, un freschetto. Un'ora per trovare il posto alla bicicletta. Vieni sempre col casco in bicicletta? Io seguo tutte le norme stradali. Brava. E l'hai trovato il posteggio? Il posteggio non l'ho trovato, l'ho messo al parcheggio privato del professor Mazzitelli. Dopotutto lui è professore, ma io sono suora. Beh, allora, possiamo iniziare? Cominciamo. Oggi inizio la puntata facendo salti di gioia. Il ministro Poletti ha detto che questa settimana ci sono 14 posti di lavoro in più, che in mare sono morti 57 naufraghi e non per guida in stato di ebbrezza degli scafisti. E la pressione fiscale è diminuita dello 0,000001%. In conclusione, siamo una nazione felice. In Italia si vive bene perché noi siamo un popolo di risparmiatori. Risparmiamo su tutto. Uno lavora e tre stanno a guardare. Tre rubano e uno finisce in galera. Uno studia per il concorso e tre si fanno raccomandare. In Europa solo la Grecia sa fare meglio di noi e i risultati si vedono. Adesso mi raccomando, non guardate la televisione perché la vita è bella, nonostante quello che dicono Landini, Casini, Fini e Salvini, i quattro dell'Ave Maria, che dovrebbero chiedere i voti in convento e invece continuano a chiedere i voti al Parlamento. Siamo giunti alla fine di questa puntata, io vi saluto, buona vita a tutti, soprattutto a me più di tutti. Alla prossima. Ha ha ha.